Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Sabato 27 ottobre è un giorno molto importante per celebrare comunità, scuola e famiglia. Ci troviamo alla scuola dell'infanzia di Pezze di Cesio Maggiore, Guido Rossa, per l'inaugurazione della nuova lavagna interattiva multimediale. Oggi è una bella giornata di festa, perché grazie al dono che il Comitato dei Genitori e l'Associazione Stella Nascente ci hanno fatto, la Scuola dell'Infanzia di Pezza ha a disposizione un monitor interattivo che permetterà alle maestre e quindi soprattutto ai bambini di ampliare le loro possibilità di formazione anche alla luce delle nuove tecnologie a disposizione adesso. Un regalo voluto da tanto tempo e un traguardo finalmente raggiunto. Sì, è vero, abbiamo impiegato un po' di tempo per riuscire a decidere di acquistare questa lavagna interattiva, che comunque è una delle più tecnologiche presenti in provincia e che permetterà di dare una buona proposta formativa a tutti quanti i nostri bambini. Come verrà utilizzata la LIM nello specifico di tutti i giorni? Allora, è un'ottima occasione per un arricchimento per tutti i bambini e quindi pensiamo di utilizzarla per gruppi un po' ristretti di bambini e per delle attività che possono spaziare dalle attività linguistiche alle attività logico-matematiche alle attività espressive, quindi sarà un'ottima base per andare avanti con nuove esperienze alla scuola dell'infanzia. I fondi li abbiamo raccolti attraverso la partecipazione a mercatini, la vendita di calendari oppure la foto di fine anno. L'anno scorso abbiamo registrato i CD con le canzoncine di tutti quanti i bambini che cantavano le canzoni di Natale oppure le canzoni che hanno imparato durante il corso dell'anno, quindi le iniziative sono state innumerevoli. L'Associazione Stella Nascente è un gruppo di amici che si sono riuniti in maniera legale per aiutare un nostro amico più sfortunato, Loris De Zan, che purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso. Noi siamo qui solamente come supporto, perché noi abbiamo fatto prestanome per questa corsa che è stata effettuata il 1 settembre. Che organizzatori veri e propri sono i ragazzi di Pez che si sono messi assieme per poter riportare questa corsa che era già stata effettuata anni fa. Il loro scopo è stato quello di devolvere il ricavato all'asilo di Pez e siamo qui apposta per effettuare questa donazione. Un importante traguardo per un tempo in cui privato e pubblico vanno sempre più a braccetto, sinergia tra scuola, famiglia e comunità. Sì, infatti siamo molto contenti di essere presenti questa mattina come amministrazione, abbiamo accolto appunto l'invito ad esserci perché questi momenti secondo noi sono davvero importanti e fondamentali per far crescere bene tutta la comunità cesiolina. La sinergia tra scuola e famiglia, ma anche appunto comunità intesa come alpini e volontari, gruppo Stella Nascente che hanno collaborato e collaborano per tutte le iniziative che vengono realizzate qui alla Scuola dell'Infanzia, è davvero fondamentale per riuscire ad arrivare dove non arriva uno, arriva l'altro, per aiutarsi e per arricchire sempre di più di servizi quello che sono appunto le nostre scuole. Riuscire tutti insieme a lavorare per un obiettivo comune è veramente qualcosa di importantissimo e noi come amministrazione crediamo fortemente insomma in questa unione di intenti per realizzare le cose. Thank you.
sicuramente i bambini in molti casi sono i più esperti anche di noi adulti. E certamente da parte nostra c'è la voglia di incentivare nel bambino un uso consapevole della tecnologia, un uso maturo e non solo un uso diciamo così subito fra virgolette o passivo, ma un uso attivo e educativo delle tecnologie che abbiamo a disposizione. Una schiera di bambini contenti, felici, estremamente entusiasti di una nuova lavagna interattiva multimediale, ancora una volta testimonianza che tra pubblico e privato succede qualcosa di bello quando si mettono insieme. Noi vi salutiamo e al prossimo servizio.